Food and Beer Attraction, ci troviamo allo stand della Squillari SRL, un'azienda di Genova che da oltre 50 anni produce e distribuisce birre, e siamo in compagnia di Elvira Ackerman, la responsabile marketing. Elvira, bentornata. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Elvira, che cosa fate qui in questa manifestazione oggi al Beer Attraction? Allora, intanto vorrei iniziare a presentare la nostra azienda, che è per Genova è abbastanza storica. Siamo nati nel 1946 e siamo nati come enoteca, poi siamo cresciuti, nel frattempo abbiamo 4 enoteche a Genova, e all'interno delle nostre enoteche abbiamo anche un beer shop, che è un po' nata dalla mia passione personale. Da 8 anni che importiamo birre da vari paesi europei, soprattutto dal Belgio e dalla Germania, ecco perché siamo arrivati oggi anche a Beer Attraction. A dire la verità non è la prima edizione a cui partecipiamo, ma è già la terza. E quest'anno abbiamo uno stand un pochino più ampio, perché oltre le greens che importiamo da 8 anni dal Belgio, abbiamo inserito anche altre 2 birre che importiamo o distribuiamo in esclusiva per l'Italia. Abbiamo, come dicevo prima, una bellissima gamma di birre senza glutine, artigianali, che si chiama Greens. Inoltre abbiamo portato in fiera un'altra birra belga con glutine, tradizionale, una Belgian Blonde Ale che si chiama Quaremont, che è una birra denominata anche, a questo soprannome bellissimo, birra del ciclista. Perché cerchiamo di selezionare comunque sempre delle birre che abbiano una storia da raccontare, delle birre particolari, perché di birre, come sapete, ce ne sono tanti sul mercato. La Quaremont, la birra ciclista, dico solo 2 parole su questa birra, e, a parte il fatto che secondo me è brassata molto bene, poi dipende dai gusti personali, per carità, e il proprietario Bert de Brabandere, che è un fiammingo, è appassionato di ciclismo e ha deciso di brassare questa birra per sé e per i suoi amici inizialmente. Poi la birra è piaciuta, è diventata oggi il simbolo, birra simbolo del Giro delle Fiandre, famoso giro ciclistico. E noi la stiamo proponendo anche in Italia, e devo dire non solo tra i ciclisti sta avendo successo. E invece il terzo marchio che abbiamo portato qui a Beer Attraction quest'anno è una birra che è molto gettonata in questo periodo, è una birra che si chiama Cannabis, perciò a base di canapa. E non vi dico le reazioni che ci sono, grande successo, persone di tutte le età, non solo i giovani, molto interessate. Siamo molto contenti di questa presenza. E cosa stiamo cercando qui a Beer Attraction? Chiaramente stiamo cercando di far assaggiare i nostri prodotti al consumatore finale, che è molto importante, che poi è lui o lei che va a chiedere i prodotti al cliente. Siamo interessati a trovare nuovi contatti, questo è fondamentale. Distributori, grossisti, collaborazioni varie di tutti i tipi. Secondo me il networking è molto importante. Oggi come oggi, poi siamo anche facilitati con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Io ci credo tantissimo nel networking, la rete, fare rete, ma con qualsiasi persona di vari settori. Credo che sia molto importante, e noi siamo qui per questo e siamo molto contenti. Per ora il risultato è ottimo. Elvira, tu sei la presidente dell'Associazione Donne della Birra. Esatto, questa è un'altra cosa che è nata 4 anni fa circa. Ad aprile festeggiamo 4 anni della nostra associazione. Io sono la fondatrice, la presidente, come hai ben detto, e siamo attualmente 155 soci a livello nazionale. Come anche le nostre birre, non l'ho detto, le distribuiamo a livello nazionale in tutta Italia, questo è importante, non solo a Genova. E allora Elvira, per chiunque si trovi nelle 20 regioni italiane che desidera avere un contatto con voi, che sia commerciale, che sia di informazione su un prodotto, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Allora, io vi indicherei il mio indirizzo, perché io sono poi quella che si occupa del marketing e anche della pubblicità, le pubbliche relazioni, che io adoro, mi piace molto il servizio al cliente e parlare con le persone.
e l'indirizzo è marketing@squillarisrl.it. Abbiamo anche un sito comunque. E che immagino sia squillarisrl.it. Giusto. E allora brindiamo alla Squillari, al Beer Attraction 2019, dove pian pianino cominciamo a risentire di un bicchiere di troppo. Grazie Elvira per la collaborazione. Grazie a voi e vi auguro una buona birra.